TAC rotta, sale operatori con i filtri da cambiare da oltre un anno, emergenza pediatrica in Valle Peligna, liste d'attesa interminabili, tour nelle zone pedemontane della città. Riparte da queste cinque priorità l'attività del Tribunale dei diritti del malato che esce da breve commissariamento, ricomincia l'avvocato Katia Puglielli, da ieri nuovo coordinatore del Tribunale per i diritti del malato. Lo ha deciso l'assemblea dell'associazione Cittadinanza Attiva che è stata convocata all'indomani della decadenza di tutte le cariche per via delle dimissioni rassegnate dall'ex coordinatore dell'associazione Maria Grazia Maradei. L'Assemblea ha eletto un nuovo coordinatore Aldo Fontana, che a sua volta ha proposto il nome della Puglielli come coordinatore del Tribunale per i diritti del malato. L'elezione è quindi avvenuta all'unanimità. Oggi le porte del TDM si sono riaperte dopo una breve interruzione legata al commissariamento. Per la Puglielli non c'è tempo da perdere. Sono molto soddisfatta di questa elezione e continuerò a portare avanti il lavoro che sto facendo da oltre 10 anni, esordito la Puglielli, che indica subito le priorità. Prima di tutto partirà un sollecito alla ASL per il mancato funzionamento della TAC, che costringe gli utenti ad essere dirottati in altri presidi. Come pure il neo coordinatore TDM intende chiedere spiegazioni all'azienda sanitaria sull'emergenza pediatrica, che se in Valle Subequana è stata tamponata, in Valle Peligna resta irrisolta. Intendo immediatamente intervenire sulla problematica appunto dei pediatri, i due pediatri che sono andati appunto in pensione e è stato lasciato scoperto un territorio. Probabilmente bisognava, diciamo, agire forse con maggiore anticipo per far sì che non si creasse sul territorio una confusione. Sappiamo che diciamo, Rinaldo Tordera è intervenuto per risolvere parzialmente questo problema, ma un problema che a me è stato risolto evidentemente e secondo me anche in maniera forse non adeguata, solo sulla Valle Subequana e non anche sulla Valle Peligna, ma ricordiamo a Tordera ci sono anche bambini della Valle Peligna che vanno garantiti. In più, diciamo, proporrei al manager della ASL di ampliare immediatamente la dotazione organica senza pensare a una redistribuzione che andrebbe a caricare certamente anche i professionisti a discapito, diciamo, del servizio. Due dottoresse sono andate in pensione, circa 1.500 piccoli pazienti hanno bisogno di cure. Nell'elenco delle cose urgenti anche filtri delle sale operatorie, problema segnalato da un DTG che ha spinto la Puglielli a scrivere alla ASL e a minacciare un esposto in AS. Ma nei prossimi giorni TDM farà la sua proposta per accorciare i tempi lunghi delle liste d'attesa, come pure sarà portare avanti il tour nelle frazioni per mantenere il filo diretto con i cittadini. Buon lavoro a Katia Puglielli, Aldo Fontana, a tutto lo staff del TDM e di Cittadinanza Attiva. La porta del Tribunale dei diritti del malato da oggi non sarà aperta, ma spalancata a chi ha bisogno.